Se state con me perché le pozze del diavolo sono bellissime, non so se avete visto l'altro video mio vecchio, di forse un paio d'anni fa, e adesso andiamo a vedere come stanno, se c'è più acqua, meno acqua, uguale, vediamo come so, se è cambiato qualcosa, ma sono veramente belle ragazzi, state con me, ci arriviamo subito. Un pochino arriviamo ai pozzi, qui sotto sento già l'acqua pesante del fiume, si sente proprio forte. E questo non è il rumore di vento, questo è il rumore d'acqua. Andiamo. Questa è la Valle Gemini e il fosso di Galantina, perché questo è il fiume Galantina. E sono i Monti Sabini, Monte Tancia, quasi 300 metri, Monte Pizzuto uguale quasi 1300 metri, poco meno, qualche metro. Sono le vette più alte dei Monti Sabini. Ok, questo è l'eremo che abbiamo visto, che era sul Monte Tancia, lì sopra praticamente. Pozze del Diavolo, sempre il sentiero 354, dall'inizio che era sto sentiero. Scendiamo e guardiamo sto piccolo guado qui. Ricordo, questo è il fiume Galantina. Inoltriamo sopra, si sale leggermente a destra. Siamo arrivati, eh? Thank you.
questa è una piscina spettacolare, questa salta più di 2 metri, ma è tutta limpidissima, bella. Guardate che colori, l'acqua si incanala qui dalla cascata e queste sono le bellissime pozze del diavolo. Adesso vediamo, vi faccio vedere bene. Qui ragazzi, ricordo che è un mio video precedente, qui in questo punto c'era un nido con tanto di piccoli dentro che l'ho inquadrato, era proprio qui. Eccoci, ma che bella pulsata quella. Oh, qui siamo proprio al cospetto delle pozze del diavolo. Guardate che acqua, che piscina, può farsi un bagno qua, questa vedi. Sale anche da lì, andiamo su alla parte sopra, che carino, eccolo. Andiamo sopra, risaliamo qua, arrampichiamo qui e andiamo sopra, vediamo che cosa c'è. Parte sopra. Questa è la piscina che si presenta prima della caduta, prima della cascata. Apposta si chiamano pozze perché sono tutte piscine profonde, così, tutte pozze profonde. Bella anche questa, un bel bagnetto qui, tanto lì ci potete cascare perché lì è protetto, c'è sta la roccia. Qui altre pozze, risaliamo un attimo. Guardate che altro, ragazzi. Sembra l'acqua minerale proprio delle bottiglie.
parte. Bisogna attraversare lì, però. Edoardo, c'hai certe piscinette qua tutte per te. Andiamo più su. Andiamo a vedere. Passano gli animali. Però a me piace fare sto pezzo qui. Prima della cascata e la cascata. Ragazzi, dalle Pozze del Diavolo finisco l'escursione, l'una e tre quarti, quasi le due, devo ritornare alla macchina, ci ho messo quasi 4 ore fino a qua, devo ritornare alla macchina, sto molto stretto col tempo, devo pure mangiare ancora che non ho mangiato, quindi devo velocizzare, ormai non faccio più video. E... ragazzi, spero che vi sia piaciuto come al solito questo video, che vi ho fatto delle cose interessanti. Che non vi ho annoiato, perché comunque io commento, faccio, dico sempre qualcosa, però insomma credo che alla fine sono tutte cose diciamo da sapere, quelle che dico, non è che
scappa magari per la bambera, non è vero racconto di barzellette, insomma. Quindi spero che siete stati bene in questa escursione con me e io torno molto molto velocemente da sto bel panorama che mi faccio rivedere a volo qui sotto. Guardate che roba, ragazzi. E niente, ce ne andiamo. L'ultima immagine da qui. Adesso giro la camera, vado un po' a mollo. Guardate. Che colori, ragazzi. Grazie, grazie di essere stati con me. Alla prossima. Iscrivetevi, mettete like se vi piacciono i miei video e alla prossima. E chi c'è sta meglio di me? Chi è? Meglio di così? Questo è il miglior momento della giornata. Ragazzi, ho mangiato, mi sono messa al sole, poi riparto e vado su. Ho fatto una pausa, vedete che spettacolo sto posticino, esposto al sole.
unico pezzo così aperto esposto al sole, ragazzi, in mezzo a tutta sta giungla, tutti sti monti, legna a volontà, la bomba. Vabbè, tosta, ma mi incammino, va.